Salve a tutti e benvenuti, oggi chiudiamo questo ciclo di trasmissioni che abbiamo chiamato Faccia a Faccia, lo abbiamo iniziato un paio di mesi fa intervistando il sindaco Patrizio Cinque, nel frattempo si, siamo andati verso le elezioni, abbiamo eh, incontrato alcuni esponenti politici, i candidati a sindaco, Ci sono, si sono celebrate le elezioni e il sindaco è stato eletto Filippo Tripoli che è qui con noi e quindi con l'intervista al neo sindaco chiudiamo come dicevamo prima questo ciclo di trasmissione innanzitutto lo ringraziamo per aver accettato il nostro invito salve eh, a tutti buonasera Filippo Tripoli lei <ride> è stato votato da 12.777 persone a primo turno forse pochi si aspettavano che il nuovo sindaco venisse eletto fin dal 28 aprile lei se lo aspettava? Guardi, ogni elezione è un'elezione a sé, con le sue logiche e con le sue regole. Sapevamo che Bagheria eh, ci stava mandando dei segnali di affetti importanti, importanti ma non pensavamo di, di ricevere tutto questo affetto. Eh, era una delle ipotesi la vittoria al primo turno, ma noi eh, eravamo un po' scalamantici sotto questo punto di vista. Non lo dicevamo ma ci speravamo. Però il lavoro fatto ha portato buoni frutti. Possiamo dire che qualche giorno prima delle elezioni l'arrivo del Ministro Salvini forse qualcuno ha pensato che con questa visita con una presenza massiccia sulla piazza poteva tendere l'ago della bilancia verso il suo avversario, ossia Gino Di Stefano? No, guardi, questo non l'ho mai pensato. La nostra è un assolutamente una coalizione civica e trasversale motivo per cui i nostri elettori... Eh, alle europee si orienteranno in modo del tutto diverso chi verso il centrodestra, chi verso il centro-sinistra, chi verso la destra credo che il ministro Salvini in realtà poi a Bagheria sia venuto per le elezioni europee per cui le elezioni bagheresi invece hanno dimostrato che l'elettore vota come dire, in piena autonomia e facendo un proprio ragionamento peraltro la cosa importante alla vittoria al primo turno è che era dal 1995 che un sindaco a Bagheria eh, fosse stata eletta al primo turno, si è poi sempre andata al ballottaggio. Quindi la vittoria al primo turno è un grande affetto che la città di Bagheria ci sta dando. È un grande affetto che noi dovremmo ripagare, dando seguito a quello che è stato il programma eh, di governo. Uno degli obiettivi è convincere chi non è andato a votare. Ecco appunto, io volevo mm. sottolineare anche questo aspetto. Possiamo dire che quasi un elettore su due non ha votato. Questo credo che sia una sconfitta per la democrazia, assolutamente sì. La gente è disaffezionata alla politica, o nella peggiore delle ipotesi, non la reputa utile come dire, alla propria vita. Invece, comunque, dalla politica poi si creano i governi, si creano le amministrazioni, si fanno le scelte, si applicano come per le amministrazioni locali le leggi, per cui che il cittadino partecipi alla vita. Eh, del proprio comune, alla vita politica del proprio comune è un fatto assai importante. Eh, detto ciò, la politica deve dare, come dire, degli esempi e quindi noi siamo chiamati ad una maggiore responsabilità, continuamente a dare degli esempi alla cittadinanza e eh, dando col nostro esempio l'idea che la politica sia utile, che la politica fatta bene può dare un contributo alla collettività. Il civismo ha quindi vinto sui partiti perché il suo avversario. Contava su sei liste, eh, molte delle quali erano legate a dei partiti, mentre lei aveva sei liste civiche. Come noi, va letto questo? Le, il questo dato va dato? letto secondo me nel seguente modo: noi abbiamo creato una coalizione civica, come ho detto, assolutamente trasversale, mettendo al centro Bagheria. Ciò che significa che noi eh, abbiamo dato vita a Bagheria a una coalizione che mette prima di tutto in risalto il municipio. Ci sono già esperienze di questo tipo, non solo in Italia ma in Europa, che si parla di neomunicipalismo, cioè al di là delle appartenenze partitiche, al di là delle appartenenze eh, eh, come dire, dei simboli, mette al centro il municipio. Il municipio è l'ente istituzionale più vicino alla gente, è l'ente con cui la gente si interfaccia e per cui ci siamo detti andiamo questa volta al di là di partito, mettiamo al centro Bagheria, e cerchiamo di governare Bagheria secondo il programma io credo che la gente questo l'abbia percepito ha credo ritenuto il nostro programma un programma importante per la città semplice non è un libro dei sogni dice ciò che si può fare e ciò che non si può fare e noi dobbiamo fare questo come in modo del tutto equilibrato senza stravolgimenti potenziare le cose buone che ci sono all'interno del comune e in questa città Migliorare le cose che vanno da migliorare, le cose che noi non riteniamo utili o cambiarle o modificarle. Ma fatto questo nel massimo della trasparenza, della tranquillità, senza guerre, senza cori da stadio all'interno del Consiglio Comunale. Noi vogliamo che il Consiglio Comunale possa diventare un luogo di dialogo come deve essere e di costruzione delle scelte politiche al di là della maggioranza e dell'opposizione. E con la passata amministrazione <ride> ha lasciato dei progetti, secondo me, importanti da portare. Avanti. Mi riferisco alla scuola Gramsci che era chiusa da 13 anni ma anche allo svincolo autostradale. Ecco, cosa pensate di fare eh, su questi fronti? Pensiamo esclusivamente a quello che è giusto fare, cioè portarli a termine, inaugurarli, inaugurarli alla città, presentarli alla città. Per l'inaugurazione inviteremo la, la trascorsa amministrazione come è giusto che sia per come dire, il rispetto istituzionale. E già stamane eh, col responsabile della programmazione abbiamo visto la programmazione fino ad oggi presentata e quella che si dovrà presentare. Potenzieremo questo servizio perché oggi più che mai è importante. Oggi più che mai un comune che vuole guardare al futuro ha la necessità di avere un buon ufficio programmazione e intercettare il più possibile fondi comunitari ed è quello che ne faremo. Ecco, cosa c'è di buono che vi ha lasciato l'amministrazione la del Movimento 5 Stelle? Ha dato inizio alla differenziata. Eh, cinque anni fa non c'era la differenziata, cinque anni fa eh, il sistema dei rifiuti aveva una logica completamente diversa. Oggi, qualche passo in avanti si è fatto: non totalmente, perché ci sono delle periferie, delle zone periferiche della città che sono totalmente abbandonate. Tant'è che io ho assegnato una delega a un assessore specificando le periferie per rigenerarle e riqualificarle. Per cui bisogna potenziare la differenziata, una maggiore attenzione alle periferie, dobbiamo creare le isole ecologiche, abbiamo un bel po' di cose da fare. Però sicuramente l'amministrazione ha avuto il merito di avviare la differenziata, peraltro lo prevedeva la legge, però questo è un merito che bisogna riconoscere. Noi non faremo, non faremo altro che portarla avanti. Ringrazio gli operatori ecologici che lavorano quotidianamente per il raccolta e smaltimento rifiuti e quindi noi sappiamo quello che dobbiamo fare. Lei ha anche eh, nominato la nuova giunta. Sì. Ovviamente eh, è sotto gli occhi di tutti, che sono esponenti delle liste che lo hanno sostenuto. Dico, oltre al, al lato. Come no, dire... noi abbiamo trovato il giusto mix tra competenza, professionalità ed equilibrio politico. Perché è chiaro che quando uno è il. Eh, oltre ad essere il sindaco, è anche il. Eh, come dire. Il punto di riferimento di una coalizione deve avere la capacità di mantenere l'equilibrio ed è quello che in politica ci vuole nella vita, ma in politica ancora di più. Avendo chiaro qual è l'obiettivo, quindi facendo e prendendo eh, delle scelte, facendo delle scelte in maniera netta, ma sapendo mantenere l'equilibrio politico. La composizione della giunta rispecchia la competenza, la professionalità e l'equilibrio della coalizione. Quindi, sono tutti ragazzi animati da buona volontà. Che per le loro competenze, credo che nei loro settori potranno dare un contributo importante. Quindi siamo abbastanza sereni. La Giunta è composta da 5 persone, ma sì. la legge le dà la possibilità di aumentarla. Lo farà sì, assolutamente sì, perché ha eh, in varianza delle. So eh? Quindi, a invarianza delle somme, quindi non ci sarà un aggravio per il cittadino né per l'ente, abbiamo la possibilità di portare una giunta da 5 a 7. e Le assicuro che amministrare una città di 60.000 abitanti, che è come se fosse un capoluogo di provincia, ha bisogno di ancora più mani. Quindi, assolutamente gli altri due assessori li farò, daranno una mano d'aiuto alla città, non comporterà un aggravio di spese. Quindi, siamo tranquilli che non c'è un aggravio per quanto riguarda il bilancio comunale, anzi e qualche assessore avrà la possibilità di occuparsi di alcune specifiche deleghe. Parliamo invece adesso delle zone blu, che è stato uno degli argomenti su cui eh, si è basato anche sotto certi aspetti la campagna elettorale di alcuni candidati. Eh, è ovviamente un provvedimento che ad alcuni cittadini non è andato giù. Eh, io sinceramente penso che sia eh, un elemento fondamentale per quanto riguarda eh, il progresso e la democrazia. Cosa pensa lei? di fare in merito quello che abbiamo detto in campagna elettorale che le zone blu vanno rimodulate e in alcune zone vanno totalmente abolite fare questo che significa arrivare con un colpo di spugna cancellare tutto no perché se no non puoi essere un buon amministratore giovedì mattina ho l'appuntamento ho un appuntamento con il consiglio di amministrazione dell'MB che gestisce le zone blu ho chiesto una relazione sulle zone blu e non solo, ma anche sul servizio rifiuti e poi da lì procederemo, così come è scritto nel programma. Rimodularle e abolirle in alcune zone. Anche relativamente alla MB eh, ci sono state tantissime discussioni qualche mese prima delle elezioni, molti dicevano che eh, andava eh, tolto perché era un carrozzone eh, senza futuro, un mangiasoldi. Lei cosa pensa? Quello che c'è scritto, io non vorrei essere ripetitivo, <ride> ma noi diamo seguito a quello che c'è scritto nel programma. Nel programma diamo ne abbiamo per scontato scritto, che non molti conoscono ne, il programma. Nel programma quindi. ne abbiamo scritto che avremmo controllato la MB, vedere la situazione contabile dell'MB, vedere cosa dice lo statuto dell'MB. L'MB è chiaro che si può anche sciogliere, ma per fare questo uno non arriva dall'indomani la chiude, perché sennò tu crei un caos amministrativo. Siccome noi crediamo che amministrare sia una cosa seria... Stiamo facendo tutto quello che c'è scritto nel programma e quindi daremo seguito a quello che c'è scritto nel programma. Oggi, quando ho nominato la Giunta, ho detto proprio questo: noi non abbiamo altri punti di riferimento se non il programma di governo e quello guiderà questa amministrazione in tutti e cinque anni. Non solo il sindaco, ma anche la Giunta e la macchina comunale. La MB gestisce anche il servizio idrico. In campagna elettorale ha detto che invece. Questo servizio forse sarebbe giusto che ritornasse... Il servizio idrico non lo gestisce l'MB, il servizio idrico è gestito in Ausso dal sì, comune ed è nostra intenzione affidare il servizio idrico ad AMAP, quindi consegnare le reti, consegnare la gestione e tutto. Già abbiamo avviato un'interlocuzione con AMAP e col sindaco della città metropolitana di Palermo, con cui ci incontreremo per capire insieme come procedere. Per quale motivo decidete di ritornare le reti all'AMAP? All perché credo che il servizio idrico, ma questa è una cosa che vedremo in questi giorni, poiché io stamane ho firmato una nota da inviare a tutti, eh, tutte le figure apicali, anche alle società partecipate, dove chiedo una relazione dello Stato dell'arte dei servizi, dei settori, delle carenze, delle disponibilità e del numero di dipendenti. Credo che il servizio idrico al Comune di Bagheria, così come è gestito, può portare soltanto dei debiti. Cinque anni, tutto sommato, non sono pochi per amministrare una città, si può lasciare un segno sul fronte dell'occupazione. Fermo restando che un comune non può dare lavoro, però si possono eh, portare avanti delle iniziative. Le, voi cosa pensate di fare? Allora guardi, il comune non dà lavoro, non dà posti di lavoro. Il comune gestisce un territorio. Noi quello che dobbiamo fare è realizzare. Un polo universitario della cultura che può portare un beneficio economico, realizzare un polo sanitario che può portare un beneficio economico, dare piena attuazione al piano regolatore generale che può portare un beneficio economico e poi dopodiché potenziare i servizi alle piccole e medie imprese e metterli in rete e a sistema, soprattutto nel settore enogastronomico insieme alle ville perché ritengo che il volano. Dell Economico della nostra città da qui a 5 anni può essere assolutamente il settore enogastronomico collegato poi al mare e alle ville, cioè iniziare a pensare come hanno detto eh, altri eh, operatori economici a bagheria città del gusto non è una cosa così sbagliata perché abbiamo lo sfincione, abbiamo la sfincia, abbiamo il verdello con tutti i derivati, quindi si può fare un buon lavoro. Parliamo invece adesso di cultura e turismo. Bagheria eh, possiede uno dei musei più belli del meridione d'Italia, che è all'interno di Villa Cattolica. Forse negli ultimi tempi non ha lavorato come, negli ultimi anni non ha lavorato come eh, potrebbe. Voi, qual è la vostra strategia per rilanciarlo? Per rimettere in moto eh, i beni culturali bagheresi, quindi non solo il Museo Cuttuso, anche il Museo Cuttuso, quindi Villa Cattolica, eh, insieme a Palazzo Cutò. Rimettere in piedi il teatro Branciforti che è stato vandalizzato, La Certosa, Palazzo Butera. In modo ovviamente innovativo, per cui dobbiamo avere la capacità di aprire le ville all'esterno, eh, di aprire le ville alla città e soprattutto fuori la città, di metterle in sinergia e credo che un buon abbinamento sia ville ed enogastronomia. Fare cose semplici ma eh, importanti, coinvolgendo anche alcuni imprenditori bagheresi che possono dare un enorme contributo alla città e che lo vogliono dare. Parliamo di evasione fiscale. Bagheria ha eh, circa il 40% di evasori. Come pensate di risolvere questo problema? Allora, noi costituiremo un ufficio in riscossione con una figura che gestirà il tutto con, con altri 3-4 collaboratori. C'è una percentuale di cittadini bagheresi che non possono pagare, come dire, pagare perché non hanno le somme per pagare, quindi è chiaro che queste persone non le puoi passare perché versano in condizioni economiche svantaggiate, ma c'è un'altra percentuale, seppur minima, di cittadini bagheresi che possono pagare e non pagano. Ecco, noi ci rivelgiamo a quei cittadini bagheresi che possono pagare e non pagano. Il comune ha... Il dovere di garantire dei servizi. Il cittadino deve che può pagare deve pagare. Per fare questo, potenziando l'ufficio di riscossione e con i mezzi ormai tecnologici che ci sono, è facile individuarli e gli uffici sapranno cosa fare. Non è ovviamente competenza mia, noi diamo l'atto di indirizzo, ma noi dobbiamo riuscire ad aumentare il riscosso in modo tale che abbiamo più somme disponibili per i servizi. Cosa ha intenzione invece di fare per quanto riguarda la frazione di Aspra? La frazione di Aspra, intanto le dico che la, la, la sede che veniva utilizzata dal Consiglio Circoscrizionale verrà potenziata per mantenere i servizi alla persona, eh, quindi servizi come dire ufficio Stato Civile, anagrafe per i cittadini e in più lo utilizzeremo lì anche come polo culturale. La mia idea è decentrare molte delle attività culturali su eh, Aspra. Eh, detto ciò, già ieri ho incontrato i commercianti di Aspra con i quali desidero confrontarmi, non dico quotidianamente, ma il più possibile, e assieme utilizzare una strategia per lo sviluppo del territorio. E credo che sia il più semplice iniziare da ASPRA. Va bene, ci avviamo alla conclusione. È una, co una cosa sì. soltanto. Per quanto riguarda ASPRA, poi già eh, a metà settimana incontrerò il commissario del piano di utilizzo del demanio marittimo, che deve essere approvato. Perché eh, dobbiamo mettere in moto anche le spiagge che noi abbiamo e anche, per esempio, la famosa colonia Cirincione. Ci avviamo alla conclusione. Eh, Bagheria sembra quasi essere una città che mangia i sindaci. Nessun sindaco ha mai avuto due eh, mandati consecutivi. Forse perché si attende, ci si attende tantissimo dal primo cittadino. Questa componente eh, la preoccupa? Io credo che uno non deve guardare alle prossime elezioni, come diceva qualcuno, ma bisogna guardare alle prossime generazioni. Per cui io in qualità di sindaco con la Giunta e con il Consiglio Comunale dobbiamo avere soltanto un unico obiettivo, non pensare alla prossima ricandidatura, ma a fare ciò bene ciò per cui siamo stati eletti. Io non mi riferivo comunque alla prossima candidatura, ma al fatto che spesso la gente si aspetta tantissimo da un sindaco. È... Visto che le aspettative sono tantissime, inevitabilmente si rimane delusi. Se noi eh, riuscissimo a dare, come credo, piena attuazione al programma elettorale, credo che la gente rimarrà abbastanza soddisfatto. Va bene, io ringrazio Filippo Tripoli, a lui vanno i nostri migliori auguri per questi cinque anni affinché possa risolvere i tanti, o perlomeno una parte dei tanti, problemi della città di Bagheria. Grazie a tutti e arrivederci. thank you